Buonasera e benvenuti a Casa Teramo. Come un buon bomber che si rispetti, arriviamo in doppia cifra, decima puntata per la nostra trasmissione. Teramo sempre imbattuto, Teramo reduce dallo 0-0 contro la Casertana e che ha all'orizzonte una delle tante trasferte campane di quest'anno, la trasferta di Sorrento, per cercare di prolungare questo ottimo inizio di stagione, ma contro una squadra ferita dalla sconfitta di domenica scorsa. Tanti temi, collegamenti telefonici, le nostre rubriche per tenervi in compagnia e per anticipare i temi di questa prossima trasferta del Teramo. In compagnia, intanto, e questo è un piacere, di Mariana. Buonasera. Buonasera, Mariana. Buonasera, ben trovati e poi, a tutti. Poi chi abbiamo poi per questa serata? Vuoi introdurre? Ah, vogliamo introdurre subito? Sì, dai, introduciamo subito i nostri ospiti, partendo dalla voce tecnica di questa trasmissione, l'opinionista e allenatore Antonio Valbruni. Buonasera. Grande mister, buonasera. Abbiamo poi due debuttanti qui a TV6, l'attaccante del Teramo Calcio, Francesco Casolla. Buonasera, ben trovato. E il centrocampista, sempre della Teramo Calcio, Luca Lulli. Buonasera. Buonasera e bentrovati. Quindi Casa Teramo, nuovo appuntamento. In primo piano analizzeremo la decima giornata di campionato, sì, del Teramo Calcio, che nel finale sfiora la vittoria. La gara contro la Casertana, una delle compagini più attrezzate del girone, si risolve in pareggio. I due club si dividono la posta in palio, non cambiano la loro classifica, con un Teramo, come dicevi tu Andrea, ancora imbattuto e sempre dietro alla capolista Cosenza ad una sola lunghezza. Sì. Ma i ragazzi di Varini domenica saranno di scena sul difficile campo di Sorrento, reduce da una sconfitta contro il Chieti e comunque in cerca di punti utili per conquistare almeno un posto tra gli spareggi. Ma parleremo di questo e di molto altro, tanti servizi, i nostri protagonisti. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sul canale 14 del digitale o per chi volesse farlo in streaming sul sito di TV6 all'indirizzo www.tv6.it. Vi invito inoltre ad interagire con noi o in inviando un sms al 392-6237-060 o comunque se siete dotati di un PC, un tablet o uno smartphone potete collegarvi a Skype e quindi all'indirizzo tv6diretta.it. Un saluto va anche a Gianni D'Areo Regia, allora se ben nato alle camere, tanta carne al fuoco, tanti gli argomenti, sono tutti iniziamo in bianco subito. Rosso, tu sei rosso, sì? Io cravatta rossa, c'è anche Loris Bennato che non lo potete rosso vedere, ma anche lui in rosso, che speriamo che sia di buon auspicio per questa, sì, sì, trasferta. Anche se pure il Sorrento ha il rosso nella sua divisa sociale, ma noi guardiamo più al bianco-rosso. Sì, al nostro Teramo. E allora, mister, cosa resta di questo 0-0 con la Casertana? Ma 0-0 con la Casertana... Intanto, tu di quale partito fai parte? Di quelli che dicono peccato, sì, il Teramo poteva andare prima in classifica, oppure di quelli... No. C'è pareggio stata una scissione, contro la squadra, sì, forte... imbattibilità e quant'altro. Ma innanzitutto si rispetta sempre l'avversario, l'avversario che veniva da 4 vittorie consecutive, un avversario che ha dimostrato sul campo di essere una squadra forte. Il Teramo ha giocato un'ottima partita a mio giudizio, quindi non c'è da recriminare niente, anche perché le occasioni da rete ci sono state, sfortunatamente la giornata positiva del portiere, diciamo il sicuramente la Casertana ha meritato il punto perché ha giocato per lunghi tratti in 10, ma bisogna dire che era una squadra in piena salute, quindi averla fermata, il risultato è positivo per il Teramo perché innanzitutto è imbattuto, 10 gare senza mai perdere vuol dire tanto in un campionato dove gli avversari quest'anno sono forti. Io dico che il Teramo deve cercare di proseguire questa lunga stria positiva, anche perché fa parte delle 5 squadre che non sono imbattute e questo è già un motivo di prestigio. Miglior attacco, migliore difesa, miglior attacco assieme al tutto cuoio, migliore difesa del campionato, quindi sono tutti gli ingredienti per dire che il Teramo è una squadra forte. Ritornando al discorso, se sono contento, bisogna essere contenti perché se lo scorso anno siamo stati capaci di fare su 17 partite nel girone d'andata solo 22 punti, adesso ne abbiamo giocate solo 10 e abbiamo 20 punti, quindi dobbiamo essere... proiezione di superare la proiezione è sicuramente positiva, quindi alla faccia delle scaramanzie sono pienamente soddisfatto perché ripeto
innanzitutto la squadra ha giocato fino alla fine cercando il risultato, anche se l'avversario giocava in 10, però considerando che il Teramo ha fatto, fa minutaggio, la Casertana gioca con tutti i giocatori dei quali 9 undicesimi avevano fatto la B, quindi perché non rimanere soddisfatti? C'è poco altro da aggiungere, e invece ora voglio sentire chi era in campo, sì, come Luca, come Francesco, se sono del partito dei soddisfatti o di quelli che hanno i rimpianti, quindi dei rammaricati. Francesco? No, io sinceramente un piccolo rammarico ce l'ho, perché eravamo in superiorità numerica, quindi speravo di vincere la partita anche entrando dopo, visto come si era messa la partita. Però siamo anche contenti del pareggio, visto la buona squadra che è la Casertana. Luca? Vabbè, che vince, se vincevamo eravamo primi, adesso davanti al Cosenza è un dato di fatto. Però secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, anche il primo tempo che eravamo 11 contro 11, abbiamo creato le nostre occasioni, loro a parte il palo non mi sembra che abbiano creato chissà che. Poi il secondo tempo potevamo sfruttare un po' meglio la superiorità numerica, sono entrati Francesco e Mirko Petrella che ci hanno dato più spinta sulle fasce, abbiamo giocato soprattutto su di loro. Però secondo me dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, quindi secondo me è un punto guadagnato sicuramente. Ecco, hai detto che è entrato Francesco, che sicuramente avrà più piacere quando parte dal primo minuto, però tu ti senti di quei tipi di giocatori che riesci a esprimere tanto anche avendo meno tempo a disposizione, cioè esci dalla panchina e sei subito pronto? Ti senti appartenere anche a questa categoria, premesso che è sempre meglio giocare dal primo minuto? Quello è sempre meglio giocare dal primo minuto, però fortunatamente ogni volta che entro riesco a far bene, quindi è una buona cosa anche quella. Perché poi anche quello potrebbe essere uno stimolo per il mister, ma visto che entra dalla panchina è subito pronto, quasi quasi continuo così, ma tu non sarai chiaramente d'accordo. Secondo te, mister Francesco, il meglio lo dà se parte dal primo minuto o se entra dopo? Ma Francesco sicuramente è un giocatore di prospettiva, sicuramente ha attraversato un periodo molto sfortunato, se vogliamo, sfortunato sotto l'aspetto sportivo, perché è un giocatore che era uno dei migliori della scuola calcio del Cesena, un giocatore importante, un giocatore che ha fatto tutto il suo percorso, ha fatto 14 gol nella primavera del Cesena, quindi è un giocatore importante, poi è stato a San Marino, ha fatto benissimo, convocato anche in nazionale da Magrini. Magrini l'ha convocato in una famosa partita Italia-Russia, però l'Italia giocava con giocatori non professionisti, la Russia invece giocava con giocatori professionisti, abbiamo vinto 1-0 su un calcio di rigore, questo la dice lunga. Poi convocato anche nella rappresentativa di Serie D da Matriciani, che fece l'amichevole a Piano d'Accia. È un giocatore che della velocità è la sua arma, anzi ho saputo anche scavando un po' nel suo passato che sa battere anche i calci di punizione, quindi è uno che i calci di punizione li batte molto, molto bene. Un Dimash è difficile per avere l'opportunità. Quindi ripeto, entrare in partita è sempre difficile. Difficile perché innanzitutto anche se gli avversari sono stanchi, però si vuole strafare e si cerca sempre. Come gli è capitato quell'occasione dove si è fatto trovare pronto, peccato che diciamo è stato un po' incerto nella realizzazione, però ripeto, ci può stare. Io dico quella con la Casertana sull'assist filtrante di Petrella? Sì, parlavo di quello. Che cosa è successo lì? Ti sei un po' troppo allargato oppure ti è partito il pallone? No, Mirko ha messo una gran palla per portarmela avanti, mi si è alzata avendo paura del difensore che mi ritornasse a chiudere, ho anticipato il calcio, quindi sono andato a prendere alta e è schizzato un po'. È andata alta. Poi niente, volevo concludere, volevo chiedere a lui che rammarico ha per quanto riguarda una famosa finale fatta a San Benedetto del Tronto e persa col Napoli. Ecco, se lui ce la vuol dire. Con la maglia del Cesena. Clavispesaro, sì, che ci stavano i due fratelli Conti, che praticamente erano i tecnici, e ha perso questa partita diciamo contro il Napoli. Io ero fuori anno, io ero 92 ma giocavo in 90. C'era Djuric davanti, che con la partita non giocò per infortunio,
Io entrai a 25 minuti dalla fine. E che è successo? Quindi? Abbiamo perso. Perse 1-0. Insomma, c'è stato molto rammarico perché avevano fatto molto bene. Avevano fatto molto bene, anche al 90esimo avevano fatto una grande azione dopo sbagliato il gol davanti alla porta. E... anche perché. Questa è intanto l'occasione che abbiamo visto, quella contro la Casertana. Tornando nella partita contro la Russia, lì c'era un giocatore importante che è stato con la Roma, che l'allenava, Alenichev, quindi Alenichev, adesso io. Buon Dimitri, il piccolo quindi, Dimitri. Ecco, un giocatore importante, eccetera. Quindi battere Magrini si è tolta una bella soddisfazione con questi ragazzi di vincere 1-0 con una squadra professionista. E poi ha fatto anche in seguito ha fatto anche dei tornei importanti, sempre con la nazionale. Dilettanti a Torre Annunziata con giocatori che avevano vinto il raggruppamento. Avevano vinto quelli della Serie D, i migliori giocatori della Serie D che partecipavano. Visto che stai parlando di Francesco, vediamo qualche gol del trascorso, perché insomma, come abbiamo capito, è un ragazzo che vede bene la porta. E a noi impressionò qualche anno fa ai tempi del Real Rimini, perché quell'anno era avversario fece 10 del gol. Teramo, e qui vediamo alcuni gol con la maglia del Real Rimini e altri segnati con il San Marino poi nei campionati di Lega Pro. Che ti ricordi, Francesco? No, è stata con il Real Rimini è stata una bella annata a livello personale, a livello di squadra un po' meno perché ci aspettavamo di arrivare almeno ai playoff. Però a livello personale è andata bene. L'anno scorso per San Marino anche, eravamo terzi a 8 giornate dalla fine, poi dopo abbiamo avuto un calo improvviso e non siamo riusciti a centrare il playoff. Però molto bello, dai. Bei ricordi. Questi sono i tempi più recenti con le reti segnate col Teramo. Direi un buon rapporto tra minuti giocati e gol segnati, gol a Gavorrano, gol al Martina e poi penso la soddisfazione più grande. Gol nel derby. Il gol nel derby penso che sia impagabile come emozioni, no? Sì, no, è stato molto bello, c'era tanta gente, è stato molto bello. E mister, invece, parlando di Luca Lulli, sì, ti dico la mia sensazione, intanto lui a mio avviso è cresciuto molto col passare delle partite ed è uno che corre in una maniera impressionante. Io ogni volta lo vedo al 90esimo che è sfiancato ma non esita a ripartire e non mi aspettavo, sinceramente, che lui, oltre alla buonissima tecnica che ha, riuscisse a dare anche questa fisicità al centrocampo del Teramo. E non a caso, alla fine, lui se è a disposizione gioca. E penso che se il mister ha dato una continuità di impiego a Luca, un motivo appunto c'è, e probabilmente questo saper coniugare queste due fasi, no? La parte più tecnica e la parte quella più fisica. Ma sicuramente è un giocatore che a me piace tantissimo, ma non solo dico io come tecnico personale, però dico che lui è stato un altro giocatore sfortunato, se vogliamo, perché innanzitutto era un pupillo di Zeman, che Zeman lo vedeva molto bene, alla pari. È vero, Luca? Sì, è vero. Alla pari. Ricordo segnasti a San Martino al Cimino dei gol nelle prime uscite. Sì, precampionato. Precampionato, sì. Alla pari di Verratti, alla pari di Immobile, quindi diciamo giocatore importante, alla pari di lo stesso Insigne. Quindi era un giocatore che era visto molto bene, ma non solo da lui, anche l'anno dopo Stroppa, che lui fece molto bene a Como, il Como fece bene, tant'è vero che ha avuto delle richieste importanti dalla Cittadella, dal Modena, dall'Albino Leffe. E poi lo stesso Stroppa l'ha portato al ritiro di Rivisondoli, facendolo diciamo anche giocare dopo secondo tempo al posto di Berardoc, che ha giocato e ha giocato molto bene. Non dico che si è perso, perché lui è stato a mio giudizio sfortunato perché glielo dico subito, ha delle qualità migliorato sotto l'aspetto dell'interdizione che la fa molto bene. Io gli rimprovero solo se fosse un pochino più rapido, se fosse un pochino a vedere un pochino le qualità che ha Verratti nelle partite che si vedono su Fox del Paris Saint Germain. La velocità di esecuzione. La velocità di esecuzione dei passaggi, di pensiero. Di pensiero. Sarebbe completo, forse migliore dello stesso Verratti. Beh, dico io. No, qui stiamo nella primavera, lui era considerato forse più
di più. Forse perché poi, fisicamente no, più prestante. È stato quel passaggio che è passato. Verratti è il genio. No, lui, siccome Zeman lo vedeva, lui aveva bisogno di giocare, è stato dato al Como perché logicamente voleva dare continuità nel giocare. E guarda caso, quelli hanno fatto un campionato strepitoso e lui si è ritrovato a giocare in C1. Se avesse avuto la fortuna di rimanere, che Zeman lo vedeva molto bene, può darsi che le qualità che esprimeva lo stesso Verratti le esprimeva. Allora, sentiamo Luca, allora, hai grandi rimpianti alla luce di queste parole e poi della considerazione che questi tecnici, Zeman in particolare, aveva di te? Cosa non ha funzionato, Mari, perché tu potessi sfondare da subito a livelli anche superiori rispetto a una Lega Pro? Ma l'unico rimpianto è stato che quell'anno con il mister Zeman avevo fatto un ottimo precampionato e lui mi vedeva bene, come diceva il mister, e potevo sicuramente rimanere e provare di giocarmi le mie carte, però poi insieme al direttore che era dell'Icarri e lo stesso mister Zeman decidemmo che era meglio, avevo 19 anni, era meglio andare a giocare in C1 per formarmi. Rimpianti no, però sicuramente... Rifaresti la stessa scelta oppure col senno del poi direi no, me la voglio giocare? Ora come ora... Perché visto... Togni si fece male e poi entrò Verratti, quindi tu dici chissà... Visto l'annata come è andata quell'annata al mister Zeman, preferirei rimanere. Saresti rimasto più volentieri. Ti senti migliorato comunque dal punto di vista appunto della maturità? Della capacità anche di interdire, far ripartire l'azione. Quello che dice il mister è quello che ti manca, cioè magari un po' di velocità di pensiero, non so come. Sì, vabbè, ogni tanto anche il mister Vivarini mi dice di giocare più a due tocchi, però sicuramente mi sento migliorato perché più gioco e più si acquista maturità, si acquista esperienza in mezzo al campo e sicuramente è quello, sta tutto lì, sta nel giocare, nel fare le ossa, dai. Francesco ha fatto tanti gol in carriera, tu l'unico che hai fatto non vale. Perché? Andiamo a vedere, prego Gianni, è un Como Taranto, batti un rigore, te lo respinge il portiere, tu segni in tapin e poi la partita prosegue, 10 minuti dalla fine si fa male il direttore di gara. Si fa male il direttore di gara, si è rotto il menisco, hanno provato a rimetterlo in piedi, hanno provato a soccorrerlo, niente da fare. Bietolini dice KO, non ce la faccio e la partita viene sospesa e ripetuta da capo. Quindi la tua marcatura, purtroppo Luca, non va negli annali. Commenti? No, commenti, mi è dispiaciuto per l'arbitro che poi mi sa che si è rotto anche il menisco. Sì, sì, menisco. Da solo, ha preso una buca, purtroppo, vabbè, destino, dai. Vabbè, spero, il primo gol da professionista lo devi fare col Teramo a questo punto. Devi fare il prima possibile. Dai. Anche perché col Chieti proprio, sì. Hai sfiorato proprio di un soffio la marcatura. Poi Andrea, volevo rubare... D'altra parte, non è un mio giudizio, diciamo adesso, delle qualità di lui. No, vediamo. Però, e poi ci sono se io vedo, se io vedo che sei squadre di Serie B, tra i quali anche il tecnico Castori, che è molto esperto, lo voleva a tutti i costi a Varese, lo stesso Ascoli, lo stesso Brescia, poi ritornando al discorso del Crotone, Albino Leffe e Cittadella, sono sei squadre di B che lo vogliono, evidentemente se lui ascolta tutti i consigli che gli dà Vivarini e i consigli in minima parte che gli posso dare io, controllo di palla, alzare la testa e smistare invece di cercare un pochino personalismo personale di bellezza estetica, sicuramente un giocatore completo, perché la fisicità è superiore a tanti altri giocatori. Bene. Quindi a mio giudizio è un giocatore che può fare tranquillamente il giocatore a grossi livelli. Qualche altra curiosità prima di andare a sentire Vivarini? Tifi Napoli, Francesco? E come fa uno di Cattolica, un romagnolo, a tifare Napoli? Mi perdoneranno i tifosi napoletani se ci sono all'ascolto, ma... No, origini napoletane, c'è il padre che è di Napoli. Allora ci sta. E allora ci sta. Mi perdoneranno, mi sembra strano un romagnolo tifoso del Napoli. Lui Cattolica, però originario di Napoli. Di Napoli, bene, bene. Quartiere? Napoli Centro. Napoli Centro. Invece Luca è rosetano, quindi suppongo che hai un po' a che fare col basket, hai un po' di confidenza, ti piace? Seguo tuttora le partite, la domenica, quando per esempio domenica abbiamo giocato in casa. Quindi appena posso faccio un salto con gli amici. Chi ti piace? Sowell, Legion, sì, Stanic?
Fate un hai, hai un giocatore, un pallino di questa squadra di quest'anno? Vabbè, due di colore sono, sono forti, quindi loro. Legion e Sowell. Sì. Lì, lui è un sagittario, quindi deve cavalcare per guadagnarsi il posto. L'altro invece è primavera, 4 aprile, quindi tutto il sole deve per giocare 90 minuti. Non è che vai in letargo, Francesco. Beh, io pure sono sagittario, quindi su di me che tu dice corri, sagittario. Devi correre. Io capricorno sono. 21 dicembre. 22. 22. Ah, 21. Mm, pensavo 22. 22. Deve correre lo stesso. Quindi io corro. Però devi correre. Va bene, allora cominciamo a introdurre il discorso Sorrento. Sì, Mariana. Parliamo, oggi c'è stata la conferenza stampa di Vivarini in cui ha fatto un po' il punto della situazione, ha parlato di un Arcuri che si è rifatto male, di un Dimash che nelle ultime settimane è apparso nervoso ma comunque negli ultimi giorni si è allenato molto bene. Ha parlato delle probabili insidie che può trovare la squadra a Sorrento, una di queste è il campo troppo piccolo, quindi sono degli spazi che non, su cui non si può giocare. Ma vediamo il servizio insieme. Sì. È chiaro che Sorrento è una piazza particolare per il tipo di campo che hanno, è un campo molto stretto con i tifosi che sono sul campo, per le caratteristiche nostre diciamo sarà un, la dobbiamo e dobbiamo essere bravi a metterlo anche un pochettino sul, sull'agonismo, sulla cattiveria, sulla determinazione, sulla lotta, perché là sarà difficile metterla sul piano del gioco. Io ho visto la partita contro il Chieti, è stata una partita molto combattuta, molto decisa da degli episodi. Il Chieti però è stato bravo a approfittare di degli episodi positivi per loro. Noi dobbiamo andare lì con una grandissima convinzione, con una grandissima capacità di reggere qualsiasi tipo di urto e dobbiamo cercare in tutti i modi di fare il risultato. Ma niente, cioè abbiamo il problema di Arcuri che ieri ha avuto un risentimento muscolare di nuovo. Questo mi dispiace perché domenica l'avevo messo in grandissimo ballottaggio con gli altri perché aveva fatto una settimana ad alto livello e poi ho fatto due giorni importanti anche questa, però purtroppo ieri ha avuto questo problema e quindi purtroppo penso che per domenica non ce l'abbiamo, mentre Bernardo sono sicuro che farà una grande partita. Dimash in questo momento qua è nervoso. Nervoso perché quando un attaccante non segna è chiaro che subentra un nervosismo che lo porta magari anche a fare qualche errore in più, però lui deve stare calmo, deve stare tranquillo. Questa settimana l'ho visto molto molto bene perché lui ha le capacità, ha i mezzi, ha i numeri per ritornare a fare quello che ha fatto nelle prime 5 giornate. Chiaro che lui deve fare anche mentore degli errori che ha fatto, perché secondo me lui si è, forse ha tralasciato un pochettino alcuni particolari che gli hanno poi portato ad avere queste ultime partite un pochettino con la mancanza del gol. Allora, Francesco, il mister dice giustamente, insomma, Sorrento sarà un campo particolare perché è vero che c'è il sintetico e il Teramo è abituato al sintetico, però il campo è stretto e il Teramo tende un po' a soffrire. Noi siamo abituati a giocare in spazi larghi, a giocare molto palla, il campo hanno detto che Sorrento è molto stretto, quindi sicuramente faremo fatica, però sicuramente andremo a Sorrento per vincere la partita. Io non so se sarai titolare, però se tu insomma sarai in campo giocherai sulla fascia. Poi vedremo, il campo di Sorrento ha un muretto che è lì separato da un paio di metri, ma forse neanche, dalla linea laterale. Ma non viene un po' di paura a giocare in un campo che... Me lo diceva Arcuri Dario, che l'anno scorso era a Sorrento, che è molto pericoloso perché non ci sono neanche le protezioni. No, non c'è una spugna, non c'è niente. Quindi, dopo vedremo domenica.
È possibile, mister, ora non è che vorrei impegnare la discussione sulla regolarità del campo di Sorrento, ci mancherebbe altro, però è una curiosità che mi sono spesso portato dietro quando vedo campi come quello di Sorrento. È possibile far giocare, dare l'idoneità a un campo che ha un muro un metro e mezzo, due metri dalla linea del fallo laterale? Cioè, tu immaginate un contrasto, uno spalla a spalla mentre due giocatori inseguono una palla che sta uscendo, una piccola spallata, un giocatore che perde l'equilibrio e va addosso al muro. Beh, ma d'altra pericolosissimo parte, il Sorrento ha preso la lettera, diciamo, i campi devono essere senza barriere, loro incominciano a metterci le barriere. Però io dico che l'agibilità di un campo di Sorrento in un campionato professionistico non può essere dato, anche perché il campo deve essere, diciamo, a tutela del professionismo e del giocatore, e lì non c'è nemmeno la protezione. Però è un campo dove si deve andare a giocare, fa parte di questo campionato, bisogna prepararsi. Sicuramente Vivarini, sentendo diciamo, la sua intervista, farà giocare una squadra più fisica, perché lì il gioco si può esprimere in una certa maniera, però c'è già l'aggressività degli avversari, tanto più che domenica hanno perso una gara in casa, venivano da risultati positivi. Però io dico che il Teramo ha dimostrato di giocarsela in tutti i campi, anche perché questo è un percorso che bisogna farlo, e bisogna vedere le caratteristiche di questa squadra, se ha quell'aggressività che può servire anche in futuro nei campi in cui saranno più pesanti. Quindi è un banco di prova importante per il Teramo, però ripeto, i giocatori nostri adesso non è che sono gli ultimi arrivati, no, perché vedendo un pochino in passato, stiamo vedendo, eccetera, gente che tecnici di un certo valore lo considerava, gente che è convocata con le nazionali, l'altra volta abbiamo visto Pacini pure convocato, quindi abbiamo una buona squadra. D'altra parte, ripeto, 17 partite, 20 punti, 22 punti lo scorso anno, adesso solo con 10 partite, mettiamo in risalto anche questo. Luca, ci sarà molta densità lì in mezzo al campo, no? Proprio per il fatto che ci sono queste dimensioni ridotte. Poi Arcuri, abbiamo sentito, anche Bernardo hanno giocato lì, quindi avranno dato dei consigli al gruppo. Sì, vabbè, io ho giocato a Sorrento con il Como, il campo è veramente piccolissimo, poi c'è il muro che fa sembrare ancora più piccolo. Sicuramente sarà difficile per noi che giochiamo molto la palla in ampiezza, sarà dura. Loro hanno un centrocampo a tre, quindi in mezzo sarà molto traffico, però abbiamo tutte le carte in regola per fare la nostra ottima partita, visto che abbiamo dei giocatori molto bravi tecnicamente nel giocare la palla, quindi penso che alla fine ne usciremo come sappiamo. Va bene, prima pausa? Sì, ci dobbiamo fermare, diamo la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria, ma restate con noi. Allora, eccoci rientrati, continuiamo a parlare di questo pre-Sorrento Teramo, tra poco tutti i dettagli sul Sorrento con la nostra consueta scheda, avremo anche un collegamento telefonico con un pezzo forte della squadra di Chiappino, però diamo spazio a qualche messaggio. Prego la regia, il nostro Gianni D'Areo. Buonasera, un saluto a tutti. Domenica tutti a Perugia, uno stadio dove nei tempi di gloria mi sono visto tante partite di Serie A, visto che ci ho abitato 5 anni. Un saluto a Mariana, sempre bella. Forza L'Aquila, sempre Massimiliano. Ciao Massimiliano. Ciao. Quindi questa è una risposta indiretta a quello che ti avevo chiesto domenica, se ci sarai a Perugia, visto che hai detto tutti a Perugia, quindi supponiamo che tu vada. Ho studiato 5 anni. Se ci ha vissuto, quindi dobbiamo supporre che tu vada, e fai bene, perché in questo momento L'Aquila è giusto sostenerla fino in fondo e ovunque. Questo è per noi. Complimenti per la trasmissione, anche se per Natale manca ancora o siete di sinistra? Scherzi a parte, non vi sembra che Arcuri sia arrivato rotto? Aveva ragione Valbruni, questo gioca 10 partite a stagione, sempre e comunque Forza Teramo. Roberto da Giglie. Salutiamo Roberto, poi tra poco parliamo di Arcuri, che è un altro tema sviscerato oggi da Vivarini in conferenza stampa. Valbruni, ma secondo voi è giusto che con i soldi pubblici all'Aquila costruiscono uno stadio invece le case e il centro storico? Marco Aquila. È un messaggio che ci è già arrivato, però non so se il mister vuole dire qualcosa, ma l'argomento è talmente complicato che
non è che possiamo anche a noi, penso più per i politici. Beh, sì, questo è un sms da mandare più ai, che poi non è neanche detto che le due cose debbano cozzare. Certo, se l'uno preclude l'altro è negativo. Giusto. Si potrebbe. Com'è? Io non lo so. Rivediamolo un po'. Ma lo leggiamo. Lulli sei un calciatore straordinario. L'orgoglio di noi rosetani. Hai classe, bello. Fabrizio e co. Chi sono? I miei amici di Roseto. Ah. Orgoglio di Roseto. Doveva giocare a pallacanestro Lulli. Lo vedo bene a fare il playmaker. Ce l'ha. Allora, complimenti per la trasmissione. Poi volevo ricordarvi che il Teramo Calcio è l'unica società abruzzese fra i professionisti ad non essere mai stata ripescata, ed è questo un motivo che dovrebbe renderla simpatica a tutto l'Abruzzo. Sempre forza Teramo. Questo sono d'accordo. Allora, perché tieniti in canna, sì. Arcuri e questa considerazione per Lulli. Ancora per Lulli. Ma come mai le punizioni ed i rigori non li tiri mai? Di Valantone. Ah, è di Valantone. Vabbè, mi verrebbe a dire Alessandro, ma se sei veramente tu, ma pure tu qualche gol, no? Potresti segnarlo. A Sorrento, tutti uniti, panchina compresa, giochiamo per vincerla, abbiamo tutte le capacità. Campitelli, portaci in B. Un passo alla volta, chissà, ci si può arrivare. Allora, le punizioni e rigori? Punizioni e rigori? C'è Dimas, è difficile. Per il momento sta tirando bene, quindi tira lui. Vabbè, pure Alessandro. Pure Francesco tira le punizioni, sì. Quindi... Ma ci sono molti che le sanno tirare, dai. C'è la concorrenza. Sì, cioè. Però per il momento sta facendo gol, quindi... Faccia tirare. Tu devi correre lì in mezzo. Ma penso che non convenga. Perché? Beh, se lui batte il rigore, il Teramo sta a vincere 1-0. Per andare il 2-0 si rompe il menisco. No. Se la partita si ripete, no, se lo tira, no. Come l'ha tirato. Però se perde 2-0 può tirare, perché nel caso si può rigiocare da capo. Allora, due considerazioni, quindi. Erano Arcuri e poi c'era quel fatto lì, non ricordo l'altro messaggio di cosa si parlava. Sì, quello del coso, del... Non quello dei soldi, che non viene ripescato il Teramo. Ah, il fatto di essere simpatici, sempre, anche perché non ha mai avuto un ripescaggio. Ma è vero, oppure c'è stato comunque un momento, una sorta, un mezzo ripescaggio c'è stato nella storia del Teramo, ma forse parliamo di anni 60. Ma forse su questo sono io l'indiziato. Sì, sono parte in causa. Nel senso, noi fummo fortunati, nel senso che perdemmo lo spareggio famoso con il Lanciano. E praticamente il Lanciano salì e il Teramo non salì. E io giocai con la nazionale dilettanti contro la Grecia e ci fu una promessa fatta dal presidente allora Franchi al presidente del Teramo che se io avessi segnato nella cena di presentazione, perché si fa sempre una cena di presentazione prima, e lo stesso Casolda ce lo può dire perché si fa sempre prima. Se? E in quella, se segnavo il gol, perché era decisivo per la Coppa UEFA, che si faceva una Coppa UEFA con la Spagna, l'Olanda, era diciamo un bel torneo. Se facevi gol, e io fortunatamente a 5-6 minuti dalla fine segnai. Il giorno dopo arrivò il telegramma di lì al Caffè Derby che il Teramo fu ripescato. Quindi un ripescaggio c'è. Un ripescaggio c'è perché stavamo in lotta per meriti sportivi e per meriti di un giocatore. Fu per merito sportivo, nel senso, questa promessa che mantenne, perché ma ci sta. Teramo deve essere simpatico proprio per questo motivo, secondo te, mister, come dice il tifoso? Simpatico per il ripescaccio, dici? Perché non è stato mai ripescato. No, il Teramo non è stato mai ripescato, dico subito, che diciamo, a parte questo ripescaggio così fortunoso, meglio così. Il Teramo se l'è conquistato sul campo. Se io adesso non voglio suscitare il Massimiliano che ci segue sempre, però l'Aquila è stato ripescato 4 volte e il Teramo invece dalla promozione, di ricominciare dalla promozione, ha vinto il campionato di promozione, ha vinto il campionato di eccellenza, ha vinto il campionato di Serie D, ed è quest'anno che l'anno prima ci stavano 4 posti. Solo l'Entella si è presentata. Storia. Tre posti a disposizione. Quest'anno hanno fatto un girone monco a 17 senza squadre ripescare. Per non ripescare il Teramo, mi sembra assurdo, no? Invece su Arcuri, ma insomma, che succede? Che insomma, cosa è accaduto in allenamento? Io ho chiesto oggi a Dario direttamente. Sinceramente è stato sfortunato, come è tornato.
è tornato, cioè ha incominciato con noi e si è subito fatto male, poi dopo ha recuperato subito, infatti diceva con me che si stava riprendendo fisicamente, che si sentiva bene, poi giovedì in amichevole con la Berretti, proprio gli ultimi 30 secondi mi ha detto che la palla a metà e metà è andato per allungarsi, è scivolato e ha sentito un risentimento muscolare. E quindi non ci sarà. Tra l'altro, come ha detto Rivarini, Arcuri era già in ballottaggio nella partita precedente contro la Casertana, quindi poteva avere una chance proprio sul campo dove lui ha giocato lo scorso anno, giocare la partita da ex, ma questo infortunio lo tira fuori da eventuali scelte e non ci sarà a Sorrento. A proposito, la conosciamo? Sì, dobbiamo conoscere questa squadra che è una delle retrocesse, è partita con tanti punti interrogativi, si è poi assestata con degli innesti importanti, ma la sua posizione in classifica non è delle migliori, ma conosciamola meglio nella prossima scheda. È una delle mete turistiche privilegiate della Campania. Una delle sue principali attrazioni è il mare. Sorrento e il mare sono fortemente legati anche nel calcio e nella storia della società rossonera. Non a caso quando si parla del Sorrento si è soliti parlare dei costieri. Non solo, l'apice del Sorrento è giunto sotto la presidenza del notissimo armatore Achille Lauro, già presidente del Napoli, che portò la squadra alla disputa dell'unico campionato di Serie B della sua storia, nel 71-72. In rosa anche il giovane Bruscolotti. Dopo un periodo buio nei dilettanti di una quindicina d'anni, il Sorrento ha rivissuto una fase di rilancio grazie alla vicinanza dello sponsor MSC Crociere dell'armatore sorrentino Gianluigi Aponte. Nella seconda metà degli anni 2000 sono arrivati il doppio salto dalla D alla C1, le vittorie di Coppa Italia Dilettanti, Supercoppa di Lega, Coppa Italia di Lega Pro. Sono brillate le stelle di Federico Giampaolo, dell'attuale bomber del Livorno Paulinho, e poi i tecnici di personalità come Massimo Morgia, Gianni Simonelli e Maurizio Sarri. Dopo due stagioni in cui la cavalcata del Sorrento si è fermata alle semifinali dei playoff, lo scorso anno è stato molto tribolato ed ha portato al penultimo posto, con la retrocessione sancita dal doppio confronto playout perso con il Prato. Di questa squadra hanno fatto parte due attuali biancorossi, l'attaccante Vittorio Bernardo ed il centrocampista Dario Salvatore Arcuri. C'era anche Marco Ciampi, due anni fa a Teramo. A conferma anche di un certo legame di ex, a Sorrento hanno militato per diverse stagioni Florian Mirtai e Attilio Nicodemo, biancorossi dell'era Maravolta. La stagione in corso è partita fra mille interrogativi, propri di un post-retrocessione. Affidata al genovese ed ex allenatore della primavera genuana, Luca Chiappino, la squadra è stata rifatta da capo, prima puntando solo sui giovani, poi reperendo le risorse che hanno portato in rossonero elementi esperti come i difensori Marco Villagatti, ex Lecco, Raffaele Imparato e Rocco Benci, ex Melfi, il mediano Ciro Danucci, ex Ternana, ed un trio d'attacco molto temibile con l'ex Melfi e Giulianova Giancarlo Improta, l'ex Nocerina Emanuele Catania e soprattutto l'estroso Pasquale Maiorino, ex Vicenza. Assieme ad uno dei pochi reduci, il portiere Polizzi, questa è la spina dorsale di una squadra che ha accusato più bassi che alti, tanto da essere in medio-bassa classifica a 12 punti. Troppe le tre sconfitte nel campo amico, dove ha vinto due volte e pareggiato mai. Proprio lo Stadio Italia, il primo a essersi mai dotato in Italia di sintetico, sarà un'insidia in più per un Teramo che i campi piccoli un po' li soffre. Da non sottovalutare la rabbia del Sorrento per la sconfitta con il Chieti, in cui le decisioni arbitrali sono state aspramente contestate dai costieri. Conseguenze le squalifiche dei giovani Lettieri e Caldore e del tecnico Chiappino. Da valutare le condizioni del 94 Esposito, 4-3-3 il modulo adottato dal Sorrento, probabile 11 con Polizzi tra i pali, difesa da destra a sinistra con Imparato, Benci, Villagatti e Pantano, in media Coppola, Danucci e l'ex Lanciano Salvatore Margarita, davanti Maiorino, Improta e Catania. Gli ultimi precedenti risalgono al campionato di C1 86-87. Il Teramo di Tonino Luzzi si impose 2-0 sia all'andata che al ritorno, coi costieri che chiusero il campionato ultimi e retrocessi. Adesso abbiamo in collegamento telefonico Emanuele Catania, l'attaccante del Sorrento. Buonasera Emanuele. Buonasera a voi. Bentrovato qui a Casa Teramo. Buonasera Emanuele. Allora, intanto qual è il clima in Casa Sorrento, tenuto conto che prima della sconfitta col Chieti eravate in forte ripresa, poi questa sconfitta ha un po' guastato il momento, vero?
sì, sicuramente questo è stato il momento positivo che stavamo vivendo, poi rammarico per come è andata la partita, quindi adesso ci tocca una partita tosta come quella contro il Teramo, quindi speriamo di rifarci. Senti Emanuele, avete diverse assenze, due squalificati, manca il vostro mister Chiappino, peraltro mi pare che Esposito abbia un infortunio grave e quindi salterà buona parte della stagione, quindi insomma siete un po' decimati, soprattutto a centrocampo mi pare. Sì, in mezzo al campo siamo un po' in emergenza, però gli altri ragazzi come Margarita e come l'Alli stesso, che sono giovani ma che comunque hanno esperienza e che ci possono dare sicuramente una mano. L'infortunio di Esposito ancora è da valutare, mi spiace perché il ragazzo è giovane, però speriamo che non sia grave come si prevede. Senti, tu sei arrivato quest'anno, quindi non hai vissuto la retrocessione, e diciamo che per una squadra che viene da una retrocessione ripartire non è mai facile, forse sono queste le difficoltà che avete incontrato quest'anno. Sì, io sono arrivato a fine agosto e come ben sapete quando si comincia tardi con tante difficoltà non è mai semplice. Noi abbiamo la fortuna di stare in un posto dove non ci sono tante pressioni, dove comunque la società è solida e che ci sta dando una mano e che ci stiamo mettendo in sesto piano piano. E sappiamo che non è facile, però stiamo facendo bene e questa è la cosa che ci rende forti. Senti, Chiappino, come vi ha presentato questa prossima partita? Che squadra pensate di affrontare? Ma guarda, ancora non abbiamo parlato precisamente perché noi lo facciamo il sabato di solito, ma abbiamo avuto modo di vedere qualche volta il Teramo, magari per qualche squadra che abbiamo giocato contro, e sono convinto che domenica sarà una bella partita, soprattutto perché il Teramo mi sembra una squadra che cerca di giocare a calcio. Questa è l'idea che mi sono fatta io e quindi siccome noi siamo una squadra che anche noi proviamo a giocare a calcio, quindi sono convinto che potrà venire una bella partita. Senti, un giocatore del tuo pedigree, come mai ha scelto il progetto Sorrento che insomma partiva perlomeno quest'estate con qualche difficoltà di troppo, anche se poi sono arrivati giocatori importanti come te, come Villagatti, Danucci e quant'altro? Bueno, Sorrento comunque il legato è sempre stata una delle formazioni comunque più apprezzate negli ultimi anni, anche se quest'anno si è partito tardi, però il progetto era serio e quindi la società è solida e quindi per me è stato un piacere venire qua e cercare di aiutare questa piazza e questa società a rimanere Lega Pro. Quindi ci puoi fare un pronostico per domenica, te la senti o no? Sei scaramantico? Ma il mio pronostico è normale, io spero di vincere perché abbiamo subito una sconfitta domenica immeritata e quindi cercheremo in tutti i modi di rifarci. Sappiamo che il Teramo è una squadra forte e attrezzata, però noi in casa soprattutto dobbiamo cercare di cambiare trend e cercare di cominciare a vincere qualche partita. L'ultima, l'assenza di questi under potrebbe anche portare alla scelta, è una mia supposizione, di rinunciare all'età media per domenica oppure per l'area che tira pensate comunque di mantenere questo trend dell'età media? No, ma noi abbiamo tanti giovani bravi e anche se mancano Lettieri e Esposito, gli altri giovani sono convinto che faranno bene, quindi non penso a grossi cambiamenti per quanto riguarda l'età media. Neanche di modulo? No. Ok. Va bene Emanuele, sei stato gentilissimo, ti ringraziamo, ti facciamo un in bocca al lupo per la tua stagione e per quella della tua squadra, ok? Grazie. Grazie a voi, per il lupo, grazie a voi. Grazie e buona serata ad Emanuele Catania. Hai capito qualcosa? Ma niente, questa dice che è una squadra che gioca al calcio, quindi... Beh, però, è una squadra tecnica. D'altra parte, lo stesso tecnico che ha vinto il campionato primavera, Chiappino a Genova, ha vinto la Supercoppa e ha vinto anche la Coppa Italia, quindi è un allenatore che gli piace sicuramente, viene dai giovani, piacerà sicuramente giocare al calcio. Però io dico che il Teramo deve approfittare innanzitutto di una difesa che a me è parsa
perforabilissima, perché 12 gol presi sono tanti. Sì. È sicuro il quarto miglior attacco, quindi ha degli attaccanti forti. E giocatori importanti, perché hai fatto una scheda meravigliosa dove hai, piaciuta? Sì, sì, hai proprio descritto quali sono le qualità di quei giocatori, perché ci sono pure 3-4 giocatori che hanno fatto la B. Quindi hai detto di Villagatti, lo stesso. Però ripeto, il Teramo deve approfittare di una difesa che a me è parsa molto, io ho visto la partita col Chieti, mi è parsa molto molto fragile. Quindi siccome noi abbiamo un buon attacco e una buona difesa, quindi il loro attacco può essere fermato dalla nostra difesa, la loro difesa che non ferma il nostro attacco. Ok, tra l'altro mancherà e manca praticamente dalla prima giornata Musetti, che è un altro attaccante importante, non abbiamo inserito nella scheda, ma ha giocato solo la prima partita, poi si è fatto male ed è uno dei pochi reduci dallo scorso anno insieme a Polizzi, il portiere. Chi conosci del Sorrento? Conosci nessuno di questi? Neanche tu, Francesco? Quindi sarà un po' un'incognita scoprirli lì. Quando fate video? Giovedì, venerdì, sabato, domenica? Noi di solito la domenica mattina vediamo la squadra avversaria, prima di pranzo. E che cosa... Però il mister ci parla della formazione, del modulo, come giocano. Ed è anche quello il momento in cui dà la formazione? No, il mister la formazione da prima di arrivare al campo. Ah, sul pullman? No, prima di salire sul pullman della formazione. Ah, ok, proprio, vi tiene proprio sulla corda? Sì, alla fine. Ah, come la vivete, Francesco, questa cosa? Un'ansia. No, si spera sempre di giocare, poi arrivi a 5 minuti, a 20 minuti prima di andare al campo che scopri se giochi o no. E poi se sai che non giochi, parte qualcosa, qualche improperio, tiri, che ne so, il cellulare, no? No. Reazione tranquilla. Poi ci vuole anche un pizzico di convinzione dei propri mezzi, perché se quella nostra squadra che ha il miglior attacco, la migliore difesa, è imbattuta, siamo a 10 partite, le partite sono 34, quindi abbiamo fatto parecchio per avere il reale valore di questa squadra. Quindi dobbiamo credere più nei nostri mezzi e con un pizzico anche di presunzione far capire. D'altra parte, tutte le interviste che abbiamo sentito anche nelle partite precedenti temono tutti il Teramo, quindi non siamo noi solo a dire che il Teramo è forte, ma temono tutti questa squadra, quindi per noi è un anno importante. Poi chi gioca se lo deve guadagnare sul campo, ma sicuramente mi sembra che questo minutaggio ci sta da parte di tutti. D'altra parte, 8 persone abbiamo mandato in gol, 8 persone, che è l'unica squadra che ha mandato 8 persone in gol. Stiamo aspettando Lulli, ma Lulli rompe i menischi. Francesco, parlava Vivarini di un Dimash, lui dice l'ho visto nervoso nelle precedenti settimane. Cosa vuol dire? Cioè, non era al 100% questo fastidio al menisco, forse lo turba un po'? No, sinceramente... Per me, per il fatto che un attaccante è sempre importante fare gol, lui ha fatto benissimo fino adesso, anche negli anni precedenti. Adesso però è un periodo che non riesce a far gol, ma è un nervosismo superficiale, dai. Da quello che abbiamo visto, Vivarini ti vede anche come un'alternativa a Dimash, cioè tu non sei soltanto un esterno, ma ti vede anche come evidentemente giocatore di supporto alla prima punta, che solitamente è Bernardo. Se non ricordo male, tu vedi più quello come tuo ruolo che è quello di esterno, sì. O no? Io sì. Ti vedi seconda punta, sì. Però pur di giocare... No, pur di giocare anche esterno non ci dispiace. Quali sono le differenze? Cioè, perché preferisci più un ruolo piuttosto che l'altro? Perché seconda punta hai più possibilità di fare gol. Dopo esterno devi essere bravo a fare anche la fase difensiva, quindi è un po' più complicato. Ho capito, bisogna correre come più di Luca probabilmente. Forse sì. Invece Luca, tu ti piace anche giocare un po' più alto, oppure quella è la tua posizione, cioè più vicino alla difesa, giocatore di prima impostazione, diciamo così? Io spesso ho giocato a tre, al centrocampo a tre, ho sempre fatto la mezzala, o destro o sinistra. Però giocando col 4-2-3-1 come giocavamo noi, non sono un trequartista, perché non ho quelle caratteristiche. Queste caratteristiche, quindi uno dei due mediani per forza.
Ok, ci posso sono fare uno mister rapido, se, o rapido perché abbiamo dei messaggi. No, su Dimas. Sì. Volevo dire su Dimas. Ma, adesso non voglio fare un appunto perché non mi permetterei, ma un'osservazione la posso fare. Dimas, il momento in cui segnava i gol, partiva da dietro. In queste ultime partite l'ho visto a fianco a Bernardo. Forse perché vuole togliersi da una mezza gabbia che gli fanno intorno, perché sanno che agisce in quella posizione e probabilmente lo vanno ad ingabbiare, appunto. Ma sarà che lui, partendo da dietro, non sentendo l'avversario che lo morde, perché i due centrali mordono un pochino di più, ha reso molto di più. Adesso questa è la mia osservazione. Adesso lo vedo a fianco e mi sembra che un po' sbattono la testa assieme. Tu dici? Questa è un'osservazione mia, sbagliata sicuramente. Però io quando vedevo Dimas che partiva da dietro in profondità, specialmente in alcune gare di potenza, ho visto dei gol meravigliosi, Foggia, anche perché lui ha un tiro devastante destro, no? Destro e poi sinistro. Sa, marcare uno che parte da dietro è sempre più difficile che meno stare statico lì davanti. Meno riferimenti. Allora, un'altra tranche di messaggi. Sì. Possiamo vedere. Al mister Valbruni, siccome il campo è piccolo, secondo lei conviene cambiare anche modulo, ad esempio 3-5-2? Un saluto a tutti e sempre Forza Teramo. Che dici? Beh, questo Vivarini sicuramente lo sa, anche se ognuno fa le sue osservazioni. E qui si tratta quasi di stravolgere. Forse, questi sono, non voglio fare adesso una critica, forse a mio giudizio andava fatta una partita in settimana in un campo con le stesse dimensioni e lì si poteva vedere qualcosa in più, chi stava più in palla nello stretto, chi stava più in palla nello stretto. Luca, avete mai provato il modulo a 3 quest'anno? No, fino adesso no, sempre quel modulo con la difesa a 4 con l'assetto due mediani, tre quartisti e due esterni larghi. Lo scorso anno ricordo che ogni tanto veniva tirato fuori questo discorso dei tre centrali, qualche volta fu anche provato, ma evidentemente sì, però, se c'è un campo che ci sta a 2 metri, un muro è stretto, il nostro è un aeroporto, mi sembra Fiumicino. Ha detto anche Petrella in settimana. Il nostro è un aeroporto, io prenderei più un aeroporto piccolino, quello di Pescara, insomma, un aeroporto dove ci sta un po' un low cost. Ok, prossimi messaggi. Andiamo avanti. Lulli, eccellente mediano, qualità e quantità, sicuramente di categoria superiore. Casolla, uomo gol, Forza Teramo by Giovannino. Ciao Giovannino e grazie. Volevo dire che sono assolutamente d'accordo con il signor Valbruni a fare i miei complimenti a Lulli per le ottime prestazioni delle scorse partite. Trovo che sia un giocatore di classe superiore che quest'anno è di fondamentale importanza per il nostro Teramo. Forza Lulli e forza Teramo. Bene, dopotutto ripeto, se gioca con tale costanza un motivo ci sarà. Lulli e Dimas sono i top player del Teramo. Qua dopo si offende Francesco. No. Rispondo al telespettatore che dice che all'Aquila invece di ricostruire si pensa a fare uno stadio. Lo stadio, caro bello che non sei informato, evidentemente non sei dell'Aquila e forse rosichi. Bello stadio, sono 30 anni che è stato iniziato. Questa è la vergogna. Adesso che lo vogliono finire non ti sta bene? Informati prima di parlare, Massimiliano. Risponde, bene. Comunque complimenti per la trasmissione stasera. Tra Valletta in rosso. Suppongo anche per soprattutto per la Valletta in rouge. Bravo Lulli, continua così, sei un gran giocatore. Che è la clac rosetana questa, Luca. Vabbè, noi andiamo via tutti per lui. Lulli, centrocampista di grosse qualità, speriamo che resti a Teramo. Beh, è definitivo del Teramo. Sì, però poi le cose possono sempre cambiare, nel senso che se arriva qualche proposta. Se è migliore. Sei in scadenza o? No, ho fatto un anno a Teramo. Un anno, vedi? Quindi. Ma infatti Casolla stava dicendo, speriamo che a dicembre se ne va, gioco con più continuità. Invece Francesco è in prestito dal. Con proprietà. Tu sei in comproprietà con il San Marino, bene, quindi la sua posizione è da valutare, invece Luca bisognerebbe rifirmarlo. Però ci sono delle valutazioni forse sbagliate, perché a Casolla danno una valutazione economica più grossa. Chi la dà? Perlomeno guardando un po' questi siti dove mettono le quotazioni, diciamo, dei giocatori. E a Lulli un po' meno, quindi. Vabbè, danno sono anche ruoli diversi, non li mettiamo in competizione. Sì, però 200.000 euro per Casolla e 100.000 euro per Lulli.
Però Lulli lo deve dimostrare sul campo di andare a 200. Sono i gol, sono i gol che... Che i gol, sti gol. Che pesano. Prossimi messi. I gol fanno la differenza. Ecco perché Francesco vuole giocare punta, perché vuole segnare. Allora, messaggi? No, allora, beh, a questo punto ci fermiamo. Ci fermiamo, un piccolo break, ma ci vediamo qui fra pochissimo. So che ora tutti aspettano la rubrica dell'arbitro. State lì, liquidiamo i messaggi, finiamo di leggerli, poi parliamo del direttore di gara. Penso che anche Francesco e Luca vogliono saperne qualcosa in più di chi fischierà nella gara di Sorrento. Lulli, sei il migliore. Maria Celeste. Ale, la clacca aumenta. Sorriso... Le partite 57 del... denti di sì. Luca. Le partite del 17 novembre verranno anticipate tutte sabato 16. Nicco. Sì. Alle 14.30 a Pelodaccio, salvo accordo diverso, se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma diciamo che l'orario al momento è quello delle 14.30, so che un paio di partite sono state posticipate ma alle 15, quindi comunque nel primo pomeriggio. Poi ancora... Caro Massimiliano, appunto 30 anni e adesso lo fanno con i soldi della ricostruzione e io devo rimanere sfollato. Ah, qui c'è una situazione personale di mezzo che evidentemente comprendiamo. Insomma, ci dispiace, ma penso che, ripeto, il fatto dello stadio non debba cozzare con questi problemi. Si possono risolvere l'una e l'altra cosa, anche se chiaramente la priorità andrebbe a chi non ha la casa ed è giusto che la riabbia. Allora, l'arbitro, che si chiama Antonio Giua, della sezione di Pisa, e io cedo la parola, mentre vediamo alcune foto di questo fischietto esordiente, passo la parola al mister. Ma questo, diciamo, Giua di Pisa, innanzitutto è un sardo, un sardo che studia a Pisa, ha studiato a Pisa, è un ingegnere gestionale. Quindi è un arbitro che è il primo anno, sì. Un arbitro che sicuramente vuol far bene, anche perché, perlomeno sentendo un pochino dire, è un arbitro che favorisce più le squadre esterne, quindi è positivo questo. Soltanto c'è un errore molto grave sulle sue spalle, perché in una famosa partita salernitana, Anzio Lavigno, ha ammonito un giocatore diverso per poi dare la squalifica a Munard. Fu squalificato e aveva preso solo un'ammonizione invece di due. Questo è un errore. Ha arbitrato una finale lo scorso anno, finalissima di playoff di Serie D, quindi è un arbitro che viene preso molto in considerazione. Ha arbitrato Virtus Verona il Casertana 3-1 è tenuto molto in considerazione, ripeto, il Teramo lo conosce bene perché l'ha avuto in Serie D a Trivento, dove è stato fortunato, dove ha vinto un 3-1, il Teramo vinse Bucchi Masini Ferrani. Quindi ha vinto una partita importante. Però ripeto, è stato contestato ultimamente in una partita Alessandria quest'anno, Alessandria contro la Torres. 1-1 è stato contestatissimo perché, diciamo, ha annullato un gol all'Alessandria, diciamo, regolare. Per questo è un arbitro che io dico che un sardo è testardo, un arbitro che sicuramente si fa rispettare. D'altra parte ha mandato, forse per il campo stretto, ha mandato due assistenti che spesso hanno fatto gli assistenti di linea in Serie C1. Quindi sono da prendere in considerazione, quindi sono due assistenti molto bravi, Stazzi e Garito. Esatto. Sono due arbitri molto bravi. Però ripeto, io sono fiducioso perché è un primo anno, vuol far bene sicuramente. Quest'anno ha arbitrato già diverse volte e in più ha arbitrato anche una finale del torneo di Viareggio, quindi ci sono tutti gli ingredienti, perché chi lo conosce molto bene è un teramano, perché l'ha avuto nella famosa partita Virtus Verona Casertana, è l'assistente di linea d'Alberto di Teramo. Bene, allora, quindi quest'anno ha diretto 4 partite, una vittoria interna, una esterna e 2 pareggi.
tutte del girone A di seconda divisione. Sugli assistenti che diceva il mister, Stazi ha diretto l'Aquila Teramo 3-1 di Coppa Italia dello scorso settembre 2012. Garito ha diretto due volte, da assistente sempre, il Sorrento, una vittoria e una sconfitta, Avellino Sorrento 3-0 e Sorrento Monza 2-0. E sempre Garito, della sezione di Aprilia, ha fatto l'assistente in Teramo Foligno 3-1 lo scorso dicembre, la partita del ritorno di Bucchi, e soprattutto Teramo Salernitana 4-1, la partita che ha dato i playoff al Teramo. A proposito, Luca, conosci Fabio Foglia, il tuo concittadino Fabio Foglia? Sì, lo conosco bene perché abbiamo giocato insieme a Pescara. Abbiamo letto che sta provando con la Torres. Sì, ho letto pure io su tutte le capro. Spero vada bene, perché sicuramente è un buon giocatore. Certo, scorso anno l'ho fatto vedere più in primavera, quando è sbocciato e ha regalato i gol dei playoff. Ma io parto sempre dal discorso che un giocatore, quando va preso in ritardo, soffre, diciamo, sia degli infortuni, come lo stesso Arcuri. Io penso che è stato anche sfortunato, perché deve cominciare, pur lo scorso anno a Sorrento, diciamo, ha giocato meno, appunto perché deve giocare. La preparazione è fondamentale, la preparazione di ogni giocatore è fondamentale, perché abbiamo visto che diversi giocatori che spesso si infortunavano, quest'anno un po' meno, no? Lo scorso anno abbiamo visto che anche per esempio lo stesso Petrella, che spesso si infortunava, quest'anno invece vedo che sta giocando un pochino più con continuità. Quindi io dico che è fondamentale per un giocatore non perdere l'inizio, ma soprattutto allenarsi, certo, per farsi trovare pronto. Una brutta notizia forse per Francesco, perché il Cesena perde ora, vince lo Spezia 2-1, così facciamo anche un aggiornamento di Serie B. Complimenti per la trasmissione, Valbruni, grande saggio. Secondo la mia modesta opinione, nella mediana, accanto a Lulli, intoccabile, il migliore è Pacini. Casolla, tieniti pronto perché hai qualità e verrà il tuo momento. Il momento c'è già stato, dovranno tornare altri momenti, chissà che non sia la prossima partita. Lulli, non so, ti fanno spesso questa domanda, io trovo, anche io te l'ho fatta, ma io trovo che sia anche un po' imbarazzante, no? Dire io gioco e poi a fianco a me preferirei più questo che quest'altro. Alla fine non è neanche forse giusto. Abbiamo quattro esterni. Ho già espresso il mio parere, cioè probabilmente se Lulli è in campo, Pacini completa di più Lulli di quanto faccia Cenciarelli. Però è un parere che è del sottoscritto, e poi Vivarini fa le sue valutazioni. Domenica hanno giocato Lulli e Cenciarelli anche bene, quindi assolutamente su questo non c'è molto altro da dire. È evidente che due giocatori che fanno interdizione tipo Lulli e lo stesso Pacini, lo stesso anche Cenciarelli, che lo può far bene, se ci fosse un giocatore che illumina un pochino e dette i tempi, forse qualche partita dove noi stavamo in vantaggio forse potevamo gestirlo meglio, ma questa è una mia valutazione. Non c'è la controprova, chiaramente. Allora, dobbiamo vedere un ultimo servizio, Mariana. Sì, allora, perché l'attenzione in questa scheda è concentrata su due soneri in questo inizio di settimana. Altre due panchine sono saltate solo in questa prima parte di campionato, quella del Gavorrano e della Vigor Lamezia. Ce lo racconta per noi Andrea Costantini, vediamo. Altri due allenatori hanno dovuto salutare la compagnia dopo l'ultimo turno di campionato, esonerati Massimo Costantino e Gabriele Cioffi. Situazioni diverse. Costantino aveva iniziato la quarta stagione consecutiva alla guida della Vigor Lamezia. La scelta della società vigorina è sembrata però avventata. È vero che i lametini erano a secco di vittorie da un mese e mezzo, ma la situazione di classifica, anche per i quattro successi consecutivi nelle prime quattro giornate, è ancora positiva. La paura che la situazione sfugga di mano e si retroceda fa brutti scherzi, tanto da portare a rinunciare ad un tecnico preparato che due anni fa ha sfiorato la C1 e lo scorso anno ha centrato la salvezza con la miglior difesa tra le compagini professionistiche. Al suo posto Raffaele Novelli, che non sembra avere tutto questo affidabile pedigree. Esordio domenica sulla panchina del Dippolito, dove arriverà l'Aprilia. Per Gabriele Cioffi il ben servito del Gavorrano poggia su più solide motivazioni. Intanto la classifica, i maremani sono penultimi con 8 punti ed una sola vittoria all'attivo. Cioffi era la prima stagione da allenatore e non ha quel bagaglio di esperienza per tirarsi fuori da queste sabbie mobili. Al suo posto è arrivato il pisano Marco Masi, artefice della salvezza del Borgo Abugiato lo scorso anno. A lui il compito di risollevare le sorti di una squadra che era stata costruita con discrete ambizioni. Domenica già
una partita cruciale contro un Messina in ripresa, ma che ha un solo punto in più e per l'occasione avrà una difesa da inventare. Il tecnico peloritano catalano è precario da un po' e non vorrebbe portare a 7 la lista degli allenatori esonerati del girone, numero che tuttavia salirà nelle prossime settimane, c'è da scommetterci. La partita più affascinante dell'undicesima giornata sarà senza dubbio quella del Pinto tra le blasonate Casertana e Foggia, due compagini che dopo gli stenti iniziali ora hanno intrapreso la giusta via, specie i padroni di casa, mentre il Foggia sta facendo leva sui gol del sempreverde Giglio. Il Cosenza difenderà il primato nella seconda trasferta consecutiva, quella di Poggi Bonzi. In ripresa anche Ischia e Castelrigone si affronteranno domenica sull'isola, un ideale derby tra il signore Carpisa, Carlino, ed il re del Kashmir, Cucinelli. Nuova chiamata per l'Arzanese, il punto di Lamezia è un segnale di vitalità che va rafforzato da una vittoria. L'11 biancoceleste proverà a centrarla nel derby campano contro l'Aversa. Sollevato dal blitz di Sorrento, il Chieti Langerini riceverà l'ostico tutto cuoio in quello che è un vero e proprio scontro diretto. Chiude la giornata Melfi Martina Franca. Luca, parliamo un po' del campionato. Come vivete questa anomalia di un torneo con 8 salvezze barra promozioni, 4 posti playout e poi tutte retrocessioni? Ma sicuramente è un campionato molto più difficile degli altri anni, molto più competitivo di quello di prima divisione sicuramente. E quest'anno abbiamo un'ottima opportunità per riportare il Teramo nel calcio che conta, perché era una C unica, penso che sia prestigiosa. Dopo la Serie A e la Serie B, diciamo che è la terza serie del campionato in Italia, quindi fa piacere sicuramente portare il Teramo dove gli spetta. Francesco, su questo campionato che poi porta magari anche delle decisioni così drastiche, due allenatori che saltano, uno di questi almeno Costantino aveva l'esperienza per portare avanti il suo progetto e poi con una vigor che aveva iniziato così bene. No, sul fatto del campionato sono d'accordissimo con Luca, per il fatto degli allenatori è un campionato difficile, le società hanno paura di retrocedere, quindi si porta al cambio di allenatore. Tu mister come la vedi? Io ho cercato di diversificare, perché mentre per Cioffi mi sembrava un esonero più pertinente. Dicevo Lulli ha fatto un'osservazione giusta, che forse ci può, la può completare Casolla, perché l'anno scorso ha fatto la C1 con San Marino, quindi io penso che può sicuramente dirci se il campionato di C1 lo scorso anno è più difficile. Ecco, Francesco, che differenza hai notato tra questi due campionati? No, la tua C1 dello scorso anno e questa C2, prima e seconda divisione. Vabbè, a parte che la C1 dell'anno scorso che ho fatto io era il girone del nord, quindi il girone del sud si dice che è sempre più difficile perché ci sono squadre più agguerrite, però sicuramente quest'anno è molto più difficile la C2 che la C1. E tra le squadre affrontate finora, quale ti ha impressionato di più e cosa pensi di questo campionato? Cioè, di quelle squadre che vediamo nella parte alta, quale di queste potrebbe restare? Quale secondo te potrebbe avere un calo? Sicuramente la Casertana, perché a me piace giocare a calcio, quindi loro giocavano molto bene con la palla. Le altre, tipo Aversa, il Melfi, che si chiudono, fanno solo fase difensiva e buttano sti palloni lassù per le punte. A me sinceramente non piace tanto. Per le squadre che restano lassù, sicuramente il Teramo, la Casertana, l'Ischia, ci sono tante squadre forti, quindi si vedrà. Luca, secondo te quali sono le squadre migliori di questo campionato? Ma vabbè, che abbiamo incontrato fino adesso sicuramente la Casertana e l'Ischia sono quelle che sono forse le uniche due squadre che sono venute a Teramo e hanno provato a giocare la palla. Poi sicuramente si sta riprendendo il Foggia, che io secondo me è un'ottima squadra, sì. E sta facendo vedere il suo valore. Senti, invece la squadra dove tu hai militato, Gavorrano, no? una provinciale sicuramente, date le dimensioni di questo paese non molto grande, però era una squadra che ormai era diventata di categoria, viene da una retrocessione, ora è iniziato male, sì, nonostante gli investimenti. Sì, sicuramente era una squadra di categoria per la C2, però come abbiamo detto quest'anno ci sono 8 squadre che devono rimanere nella C unica. E come hai detto tu, una provinciale, pochi abitanti, e quindi secondo me farà fatica, però il campionato è ancora lungo. Che esperienza è stata quella in Maremma? Sicuramente un'esperienza formativa.
Avevo appena fatto 18 anni, quindi andare a giocare in un, dopo mezzo anno di primavera, andare a giocare in un campionato di C2 sicuramente mi ha aiutato molto a crescere. Bene. Poi dicevo, giustamente non avevo completato per quanto riguarda il, Lamezia dell'esonero di Costantino, forse ha pagato diciamo, il proseguo dello scorso anno, dove il Vigor Lamezia per un periodo diciamo, è andato nei bassi fondi della classifica. Si è salvato l'ultima giornata. Sì, però l'anno precedente aveva fatto i playoff. 80 punti. Quindi aveva fatto i playoff e quest'anno aveva cominciato bene, quindi il timore di ripetere un po' il campionato scorso. Invece per quanto riguarda... Però, scusami mister, 4 partite vinte all'inizio, poi questa fase di, stasi, ma la squadra nonostante tutto aveva mantenuto una posizione, ha mantenuto una posizione... buona. Ma evidentemente si sono incominciati i dirigenti a preoccupare che potesse ripetere diciamo, il campionato diciamo, un po' fallimentare dello scorso anno e l'ha pagato. Poi si è fatto male Mangiapane, si è fatto male Gattari, si è fatto male Zampaglione, cioè sono anche giocatori molto importanti per questa è squadra. È lo stesso Cavorrano, Cavorrano è lo stesso che lo scorso anno diciamo, fino al, diciamo, all'ultimo spareggio che ha fatto. Si incominciano a preoccupare, loro sono membri del ricordo degli anni precedenti dove ci sta Fioretti che addirittura fece 36 gol due anni fa. Allora, diamo uno sguardo alle formazioni, proviamo a vedere insomma se riusciamo a beccare. Non è stato tanto semplice questa settimana? No, per niente, sicuramente non per il Teramo, ma ancora di più per il Sorrento. Io tra l'altro per il Sorrento ho abbozzato più di un'ipotesi, poi vi spiego perché. Vediamo il Teramo, andiamo con la squadra biancorossa, io per dovere anche un po' di ospitalità, la butto su questo aspetto, ho messo titolare Casolla, mi dispiace per Alessandro Di Paolo Antonio, però Narduzzo perché Serraiocco è fuori causa, l'ematoma ancora viene assorbito, l'ematoma al fianco riportato a Melfi, poi Scipioni, Ferrani, Speranza De Fabritis, Lulli, Pacini, Sassano, Dimash, Casolla, Bernardo. In settimana anche i colleghi hanno scritto di un possibile turno di riposo per Alessandro Di Paolo Antonio, quindi in quel caso toccherebbe a Casolla. A destra Petrella ha fatto molto bene, però il campo piccolo di Sorrento forse consiglia di mettere un giocatore più fisico come Sassano. Probabile il rientro di Pacini al fianco di Lulli. Abbiamo provato ad abbozzare questa formazione. Ora non dico di intervenire ai ragazzi perché loro la formazione la sapranno prima di andare allo stadio Italia di Via Califano a Sorrento. E invece il mister che mi dice? Ma innanzitutto penso che il nostro Andrea è tifoso diciamo di Pacini, quindi no, perché? Se è capito. No, no, io dico che è una formazione diciamo, che sicuramente può dar fastidio, nulla togliere diciamo, agli assenti, però questo turnover ogni tanto ci vuole perché il campionato è molto fisico, molta stanchezza, eccetera. Però io sì, delle chance bisogna darle anche a giocatori che si stanno comportando bene sotto l'aspetto comportamentale, soprattutto facendo spogliatoio, quindi è giusto che ogni tanto... Dici che Petrella, Gregorio, possano avere qualche Cenciarelli? Ma lì si vede che si vede lampante che De Fabrizio serve più perché è il cambio più piccolo, più aggressivo di Gregorio, quindi logicamente l'aggressività di De Fabrizio favorisce. E per quanto riguarda Pacini lo stesso discorso, può essere più importante per questa gara perché a centrocampo ci potrebbero essere più contrasti, più diciamo, recupero di palle, però ripeto, qualunque formazione noi facciamo, noi abbiamo 4 esterni che sono bravi tutti e 4, è vero. Sinceramente lì bisogna buttare la maglia nello spogliatoio e dire chi fa prima a prendersela. D'altra parte, non so chi se ha Francesco giocato, è d'accordo. Chi ha giocato, ma io penso alla fine la migliore formazione sia quella diciamo detta il mister, perché giustamente tutta la settimana lavora, sa gli umori dei giocatori, sa eventualmente chi si è allenato, chi serve di più per questa partita, perché lui assieme a Zambardi, assieme al preparatore, a Del Fosco studierà attentamente qualsiasi movimento. Vediamo, grande Casolla, sì, chi può essere? Non è più pari idea, dopo vediamo di capire chi sia stato a mandare questo messaggio.
Sorrento abbiamo fatto tre formazioni addirittura, quindi ad abundantiam. Allora, questa è una formazione che abbiamo scelto qualora, ma non accadrà, da quello che ci ha detto Catania, il Sorrento rinunci all'età media, quindi un 4-3 con Polizzi, Imparato, Benci, Villagatti, Pantano, che giocherà al posto del giocatore squalificato Caldore, poi in mezzo al campo Danucci, Coppola e Margarita, ex Lanciano che lo scorso anno fu anche accostato al Teramo nel mercato di gennaio, davanti Maiorino, Improta e Catania. Con questa formazione però il Sorrento non rispetterebbe l'età media. Soluzione 2, poi la commentiamo col mister e con i ragazzi qui in studio. Con questa formazione, stesso modulo, il Sorrento rispetterebbe l'età media, perché c'è Cavallaro, terzino destro, che è un 93, mentre Imparato è un 86, e a centrocampo c'è Lalli, che è un ragazzo che viene dal Siena, che è un 94 e giocherebbe al posto di Margarita, che è un 90, e poi il resto resterebbe invariato. Quindi con questa formazione, con queste due modifiche, il Sorrento rispetterebbe l'età media. Però qualche collega ci ha detto che potrebbe anche esserci un cambio di modulo, un 4-4-2 o 4-2-3-1, con Catania quarto di centrocampo, l'inserimento di Canotto dall'altra parte, questo altro ragazzo molto interessante, anche lui scuola Siena, Maiorino più vicino a Improta e sempre con Cavallaro in difesa. Ora, mister, cosa ti senti di dire? Perché davvero la situazione è particolare, mancano tre under, uno Esposito probabilmente ha finito la stagione e ci dispiace per lui, rottura del crociato del ginocchio sinistro, Caldore e Lettieri sono squalificati, sono tutti 93 e 94. Ma penso che hai centrato perfettamente la prima formazione. Ma quella è senza età media? Sì. Senza età media, ah. È inutile credere a quello che ci ha, diciamo, prima nell'intervista Catania ci ha detto. Io penso che ci ha voluto confondere un pochino, ma tu l'hai centrata perfettamente. Io penso che giocheranno senza età media. Ah, tu dici che loro rinunceranno al 100% l'età media, anche perché si possono fare tre deroghe, alla quarta poi perdi il resto dei contributi, quindi data la situazione tu dici sei stato, giocheranno un bonus. Secondo me sei stato ottimo. Vabbè, diciamo che Margarita è un cambio naturale e quella è la difesa titolare con Pantano, che è un terzino sinistro al posto del titolare, che è Caldore. Ragazzi, voi che pensate? Non avete idea del fatto che Sorrento possa non rinunciare all'età media? Questo, diciamo, è il modulo che studierete, il 4-3-3. Sono importanti, per me gioca con l'età media. Tu dici che invece non rinunceranno? Per me no. Ho capito. Luca? No, io vedendo questa formazione, Margarita è ex Primavera dell'Ascoli, giusto? Esatto. Però è più un esterno. Più un esterno, però lui è stato impiegato anche da titolare due o tre partite fa nel ruolo di mezzala. E quindi anche a Lanciano ha fatto la mezzala. Potrebbe giocare in questo ruolo, oppure, come dice Luca, magari nell'altro modulo potrebbe trovare spazio da esterno. Non so, queste poi magari sono situazioni che valuterete anche col mister. Certo è che anch'io la penso come te, cioè magari se possono spendere un bonus per questa partita così delicata, forse lo sai perché? Perché all'inizio loro volevano partire con l'età media. Perché sono intervenuti sul mercato prendendo giocatori? Diciamo. Allora, in questo momento il Sorrento, se ha tutte a disposizione, l'età media la rispetta, ma di poco. Di poco. Ma di poco. Qui, ora, però dai, all'inizio la rispettava di molto. Beh, all'inizio non aveva tutti i segnamenti. No, all'inizio non aveva tutti i segnamenti, perché d'altra parte prendere un tecnico della primavera, evidentemente vuol valorizzare anche dei giovani. Evidentemente, diciamo, l'armatore, mi sembra il presidente. È uno sponsor. È uno sponsor. Vabbè, diciamo, è da dove escono maggiormente. Si è invogliato un pochino il campionato, gli è piaciuto un pochino di più, che all'inizio stentava un pochino, i risultati si stavano vedendo, però secondo me l'età rinunceranno. Allora, siamo addirittura d'arrivo, sì. Un auspicio da Francesco e da Luca, ambizioni personali per questa stagione, ambizioni di squadra, Francesco. No, sicuramente raggiungere la salvezza e far più gol possibile. E se l'anno prossimo torni a San Marino, poi non fare gol all'Altero? Non ci pensiamo. Non ci pensiamo. No. Non ci torneresti a San Marino? Non lo so, adesso come adesso sto bene a Teramo, quindi... Ti trovi bene? Sì, cosa, sì. Cosa ti piace? No, a livello
a livello di squadra mi sono trovato benissimo, quindi a livello di gruppo e tutto. Quindi insomma quasi quasi ci resteresti. Sì, sì, non c'è. Se ci fossero bene, quindi. Le possibilità. Beh, bene. Un appello. Assolutamente sì. Luca, tu invece? Vabbè, in primis la salvezza e poi come secondo obiettivo di crescere il più possibile. Ma la salvezza come? Con un ottavo posto, un settimo o no, un primo? No. Vincere il campionato. Vincere il campionato. Ah, poi chi lo vuole sentire il presidente? Il presidente vuole arrivare primo, senza mezzi termini, anche se va bene in ottavo posto. Il mio sogno è di vedere Lulli giocare di prima. Va bene, domenica di prima castagna sotto l'incrocio e l'arbitro non si fa male. Va bene, io ho finito, ringrazio Gianni D'Areo. Ringrazio Loris Bennato e lascio il proscenio come giusto che sia a Mariano. Io ringrazio te, ringrazio il mister Antonio Valbruni, grazie. Sempre impeccabile, grazie. Nei suoi commenti. Ringrazio l'attaccante della Teramocalcio Francesco Casolla. Grazie, e il centrocampista della Teramocalcio Luca Lulli. Grazie, grazie. In bocca al lupo per domenica. Crepi. Io ringrazio tutti i nostri telespettatori, vi ricordo l'appuntamento per venerdì prossimo alle 21 sempre su questi schermi, quindi vi auguro una buona serata e arrivederci. Si può fare un saluto? Sì. Sì. Un saluto a Gigi dei Tre Galli, al ristorante Tre Galli. Ok, saluto, ci uniamo anche noi a Gigi. Ciao Gigi.